Fabriano in qualche modo la palla arriva a Barnes, poi Zilli può schiacciare, vola! Un buon margine di sicurezza Pistoia, più 13, bello il passaggio di Barnes per Zilli, fondo a Zilli, scarico ancora fuori per Barnes, 6 secondi per attaccare, fa la schiacciata a terra per Zilli. La seconda cosa è che a rimbalzo in attacco si è andato, ci sono andati del terzo quarto. Tripla per Gasparin dall'angolo. Che è un grandissimo recuperatore e un buonissimo difensore. Giocatore veramente atletico, lo sta mostrando. Questo Barnes per Moreno, Barnes non tira. Apre per Ranucci, ancora una finale del primo quarto. Barnes in post basso, attaccato da Carotti. Mi piace quello di Barnes, la palla per Ranucci. Ancora lui da tutto il pallone. Cerca Barnes dentro, il pallone va proprio al ex giocatore di Moni. Il pallone fuori per Gasparin. Ingaggia la sfida con Barnes, tiro molto difficile che si stampa sul tabellone. La grande prestazione di gara 2, Giovanni Tomasini. Certamente non sarà semplice, intanto Toni contro Barnes ancora, questa volta in posizione di guadagnare, di rubacchiare un punto, ma non ce la fa in questa circostanza, allora si torna, questa volta Stojanovic contro Barnes, sbaglia il team. Maspero che va dentro per Stojanovic contro Barnes, Barnes con la difesa molto forte. Terzo a raggiungere la doppia cifra, sono tutti decenti giocatori in doppia cifra, 14 Zilli, 15 James, ora 10 Gasparin, Baldassare, Baldassare. Davanti a sé, 9 secondi adesso per il statunitense nativo dell'Arizona che va, si incuria fino in fondo. Non... Jazz Ferguson, si fa vedere ancora Poletti, Ferguson attaccato bene da Barnes, anche in questa circostanza Ferguson presenta a retrare, tiro forzatissimo da tre. L'obiettivo di pressare un po' di più sulla palla rispetto alle gare precedenti, qui Barnes ha spazio per andare fino in fondo, non sbaglia! Ed è il primo. L'ottimo finale del primo quarto da parte di Moreno, Tomassino Luke per Barnes che attacca Hill, va fino in fondo e non sbaglia, Austin Barnes che porta la trame su. Può ripartire allora Cento con James che arresta il palleggio, va da Barnes, Barnes che se ne va in qualche modo alla marcatura di Serpino. Rinunciare al terzo, al quarto o al quinto, è un giocatore molto bravo e molto forte, quindi... passaggio per Barnes, completato da Auton, si avvicina al canestro e appoggia con il blocco di Zilli, palla fuori per Barnes, la virata, buon gioco di perno su Cucci, due canestri allo scadere di vero. James ha ricevuto il consigliato di Tomassini, la palla dentro per Barnes, facile che corra, più 10 per la Tamek. Gran palla di Tomassini,
punteggio, arresto, palla dentro, Zilli libero, forse subisce anche fallo. Penetrazione fino al ferro, segna in sottomano il canestro del... Balsa, tira un step back,